Io sono grata di essere riuscita a salvare il diario di Anna Frank. Quando l'ho trovato sparpagliato sul pavimento, io l'ho rubato. Ho deciso di portarlo via per restituirlo ad Anna quando sarebbe tornata. Ogni anno, il 4 agosto, io chiudo le tende di casa mia e non rispondo né al campanello né al telefono, perché quello è il giorno in cui i miei amici ebrei sono stati portati al campo di sterminio. Io non ho mai superato quello shock. Perché queste persone meravigliose hanno dovuto affrontare un destino così crudele? Ho amato e ammirato loro così tanto. Per più di 2 anni sono stati costretti a vivere in 8 in un piccolo posto. Avevano poco cibo e non sono mai usciti, nemmeno per un giorno. Quando in soffitta arrivò la paura, ogni ora del giorno e della notte. Io non ho parole per descrivere come queste persone fossero amichevoli e sempre grate. Anzi, sì, una parola ce l'ho. Eroi. Loro erano veri eroi. Le persone a volte chiamano me eroina. Io non voglio questo, perché quelli che si nascondevano erano i veri coraggiosi. Le persone a volte mi chiedono perché ho trovato il coraggio di aiutare Frank. A me questo non piace, perché le persone non dovrebbero mai pensare che devi essere speciale per aiutare chi ha bisogno di te. Io semplicemente non avevo scelta, perché avrei vissuto molte notti insonni e una vita miserabile se mi fossi rifiutata ad aiutare Frank. E anche se il mio aiuto è stato inutile, è stato meglio tentare che non averci proprio provato. Anna, avrei voluto vedere il suo sorriso nel ricevere il suo diario. Io volevo sentirle dire: "Oh mia, il mio diario meraviglioso." Ma dopo un terribile tempo di attesa e speranza, arrivò la notizia che Anna era morta. Le persone che leggono il suo diario si rendono conto che, nonostante Anna fosse nei guai, ha comunque scritto le sue idee e speranze per il futuro. Per queste persone, Anna potrebbe essere uno stimolo a non mollare mai. Ma chi è Miep Diaz? Miep è colei che, assieme al marito, nascose per 2 anni la famiglia Frank. Portava loro cibo e acqua, rischiando di essere scoperta, mettendo a rischio anche la propria vita. Miep conosceva i Frank perché era da anni la segretaria di Otto, il padre di Anna, che ha visto crescere fin da quando aveva pochi anni. Quando Miep consegnò nelle mani di Otto il diario di sua figlia, gli fece una promessa: "Parlerò di tua figlia fino all'ultimo giorno della mia vita." Miep morì nel 2010 all'età di 102 anni.